Le mie guerre riposano nei libri. Afferma Emily Dickinson. Ciao a tutti, sono Elisabetta e oggi vorrei provare ad esplorare il territorio del limite e degli spazi racchiusi entro confini partendo dalle parole e dai libri. Sento la necessità di farlo visto che i giorni dell'emergenza hanno limitato i nostri movimenti e confinato le nostre vite entro le mura di casa, quando va bene. Questa limitazione e questo confinamento a volte possono sembrare la fine del mondo, come in un certo senso anche i libri, in cui le parole sono limitate e confinate, possono essere la fine di un mondo, la fine del mondo delle parole. Mi faceva pensare a questo un amico qualche giorno fa quando mi diceva: c'è molta differenza tra il leggere un libro come facciamo di solito, da soli, senza aprire la bocca, dando vita alle parole solo nella nostra testa, e il leggerli facendoli uscire dalla bocca, rimettendo in un certo senso in libertà le parole, che però diventano anche parole altre rispetto a quelle che l'autore ha scritto, perché sono anche un po' frutto della nostra interpretazione, di quello che dal libro abbiamo capito, di quello che nel libro ci ha colpito o che il libro ha risvegliato in noi come memoria, come sentimento. Di fatto anche la cultura, se ci pensiamo, a tutte le latitudini si è costruita prima su tradizioni orali. Tutto il bagaglio di conoscenze, esperienze, consuetudini, abitudini si è trasmesso con le parole che un uomo affidava ad un altro uomo, di bocca in bocca quasi, da persona a persona, e questo per secoli, per millenni. In un certo senso anche l'Iliade, anche l'Odissea, come i discorsi di Socrate o le monadi di Plotino, come gli stessi Vangeli, prima di arrivare ad essere racchiusi, ad essere rinchiusi in un libro, sono passati attraverso uomini che le hanno trasmesse ad altri uomini, che le hanno trasmesse ad altri ancora e così via. Se i libri sono in un qualche modo la fine del mondo delle parole, perché le limitano e le confinano entro caratteri e in uno spazio limitato, perché tolgono il rapporto diretto tra le persone e aprono il campo all'interpretazione, i libri sono stati anche la nascita di un nuovo mondo, di un nuovo modo di comunicare, di fare cultura, di attraversare anche limiti e confini. E per le parole una nuova forma di libertà. I limiti e i confini quindi possono essere visti anche come una possibilità di nuovo e di inedito. Le mie guerre, dice la Dickinson, riposano nei libri. Ho scelto per questo piccolo percorso la poetessa Emily Dickinson perché l'amo molto, perché penso che i poeti combattano la guerra per la vita e contro la morte, anche e soprattutto con le parole. E perché bere intere sorsate di quelle fresche menti rende la mia più agile nel passo, attraverso i deserti remoti, come se avessi un vino di riserva o avessi raggiunto addirittura il ritmo del cammello, che potere ha lo stimolo di un'ermetica mente. Christian Bobin, nel libro La Dame Blanche, una sorta di biografia poetica della Dickinson, ricorda che ad un certo punto Emily redige una lista di ciò che ama. La lista è questa: i poeti, il sole, l'estate, il paradiso. E poi aggiunge una nota. La prima parola basta. I poeti generano un sole più puro del sole. La loro estate non finisce mai e il paradiso non è bello che di essere dipinto da loro. La poesia per Emily è vita, cioè anche infinita possibilità. Io vivo nella possibilità, una casa più bella della prosa, di finestre più adorna e più superba nelle sue porte. A stanze simili a cedri,
impenetrabili allo sguardo, e per tetto la volta perenne del cielo. La lietano visite dolcissime, e la mia vita è questa: allargare le mie piccole mani per accogliervi il paradiso.